Gloria a te, Signore, alleluia. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle, anche se passeremo subito alla parola di Dio, leggeremo un intero capitolo. E la cosa necessaria e importante è che seguiamo con attenzione la lettura di questo brano della Bibbia, così come lo troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 5. Esodo capitolo 5. Dopo queste cose Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il Faraone rispose: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Essi dissero: il Dio degli ebrei si è presentato a noi, lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Allora il re d'Egitto disse loro: Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. Il Faraone disse: ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti. Perciò quello stesso giorno il Faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri, perciò gridano dicendo: andiamo ad offrire sacrificio al nostro Dio. Questa gente si è caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: così dice il Faraone, io non vi darò più paglia, andate voi a procurarvi la paglia che dovete, la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla. Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitarono dicendo: completate il vostro quantitativo giornaliero come quando c'era la paglia. I sorveglianti degli israeliti e gli ispettori del Faraone avevano preposto furono percossi. Fu loro detto: perché non avete portato al termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima? Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal Faraone dicendo: perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. Egli rispose: siete dei pigri. Per questo dite: andiamo a offrire sacrificio al Signore. Ora andate a lavorare, non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti al mal partito perché si diceva loro: non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno. Uscendo dal Faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli e disse loro: il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dal Signore e disse: Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo.
Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È questo il culmine dell'oppressione che questo despota, questo faraone, cerca di così opprimere il popolo di Israele. Un popolo che era stato visitato da Dio, gli era stato annunciato da Dio che a breve sarebbe stato liberato. Il punto focale di questo messaggio che questa mattina voglio condividere per voi, con voi, è appunto questo passaggio in cui, nonostante la loro condizione di schiavitù, nonostante già la forte oppressione che esercitava il faraone verso il popolo di Israele, ecco che si aggiunge ancora quest'altra grande ingiustizia, si aggiunge quest'altra grande oppressione. Mentre prima venivano forniti del materiale, quindi della paglia, era un lavoro, fratelli e sorelle, davvero sacrificante, era un lavoro che portava il corpo ad essere esausto nelle forze, loro erano chiamati ad impastare col fango questa paglia, quindi immaginate un po' come si riducevano durante i lavori questi uomini, quanta fatica, quanto sopruso. E adesso la situazione si complica. C'è un'espressione che potrebbe calzare bene con quello che sto dicendo: piove sul bagnato. Non basta la situazione critica, non basta la situazione difficile con la quale il popolo di Israele è avversato. Adesso si aggiunge anche quest'altro torto. Avevano poco tempo per riposare, avevano davvero poco tempo per gestire le cose personali, ma gli viene tolto persino questo. Nel tempo che vi rimane, andate voi a raccogliervi la paglia. Ma una cosa chiedo, e questo è il decreto del faraone, che non diminuiscano i mattoni così come sono stati prescritti, non uno in meno da quanto vi è stato comandato di fare. E immaginate un po' quanto adesso sicuramente fosse importante, grande il desiderio del popolo di Israele di liberarsi da questa schiavitù. Ma sembra che anche con l'espressione che abbiamo letto in ultimo di Mosè che ritorna al Signore, sembra che questo momento sia un momento di confusione per il popolo di Israele, ma anche per Mosè stesso. Non si capisce perché Dio sta portando avanti il suo progetto, Dio sta portando avanti il suo piano meraviglioso. Dio aveva chiamato Mosè e con mano potente gli aveva mostrato che egli sarebbe stato colui che avrebbe liberato il popolo di Israele, il mezzo con la quale Dio si sarebbe servito per liberare il popolo di Israele. Eppure le cose si complicano. A volte accade, fratelli e sorelle, e succede molto spesso, perché avendo anch'io personalmente a che fare con situazioni dei fratelli, delle sorelle, e magari i fratelli e le sorelle chiedono preghiera per una loro situazione, e sembra che nel momento in cui ci stiamo affidando maggiormente al Signore, nel momento in cui ci stiamo consacrando, arrendendo di più al Signore, nel momento in cui l'anima, quando per le prime volte si accosta all'Evangelo, viene toccata potentemente dalla parola di Dio, nel momento in cui si gustano quelle straordinarie benedizioni, ecco che arrivano delle tempeste. Arrivano delle battaglie, arrivano delle situazioni che vogliono destabilizzare la nostra fede.
Ed è esattamente quello che sta accadendo al popolo di Israele. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, abbiamo cantato questa mattina. Dio ha mandato l'agnello di Dio. Egli è venuto qui sulla terra, ma noi abbiamo sperimentato la sua meravigliosa presenza nei nostri cuori. Sto parlando ai credenti, e noi abbiamo gustato la vera libertà. Solo Gesù può liberare. Solo Gesù può liberare il cuore dell'uomo. Solo Gesù può fare questo autentico miracolo. Ecco, tutto quello che adesso vede il popolo di Israele è un torto che sta subendo da parte del Signore. È un torto che sta subendo proprio da Mosè, l'uomo con la quale loro dovevano fidarsi. Ma anche Mosè è frastornato. Signore, come mai stai facendo del male al tuo popolo? E noi sappiamo che le cose non stavano affatto così. E voglio, fratelli e sorelle, considerare insieme a voi, io credo e voglio sottolinearlo questa mattina, che è necessario non sottovalutare le astuzie dell'avversario, del nemico. Ma è necessario anche non dargli il potere che lui non ha. Colui che ha il potere è il nostro Signore. Colui che non ha pari, non ha confronti, non ha termini di paragone con nessun altro sulla faccia della terra, ma anche per tutto l'universo, è il nostro Signore. Egli è il creatore di ogni cosa. Ed Egli è colui che amministra la sua volontà, il suo potere. E sembra che qui la situazione, la condizione, l'aggravamento dipenda tutto dal faraone. Il ragionamento che ne esce fuori un po' dal modo di parlare dei sorveglianti, da come si sente oppresso il popolo di Israele, ma anche dalla preghiera che fa Mosè, è che, insomma, forse non era il caso di infastidire questo faraone. Non era il caso di chiedergli a lui il permesso di andare a benedire, a lodare, a offrire dei sacrifici al Signore. Non era proprio il caso. E forse, chissà, se in qualche situazione del genere, in qualche situazione che sta accadendo nella nostra vita, forse qualcuno che si sta impegnando nella preghiera, nella consacrazione al Signore, e si trova in questa tempesta, in questo combattimento spirituale, non gli venga in mente di dire: beh, proprio adesso che mi stavo avvicinando a Dio, proprio adesso che stavo cercando il Signore più intensamente, proprio adesso che stavo affidando l'anima mia a Lui, ecco che mi trovo in questo tormento. Forse era meglio starmene tranquillo, sereno. Guai, fratelli e sorelle, se nel nostro cuore viene a maturarsi questo pensiero che colui che gestisce il potere è l'avversario delle anime nostre, perché le cose non stanno affatto così. Egli è il padre della menzogna, egli è il nostro avversario, egli agisce con astuzia, egli cerca in qualche modo di ingannare la nostra mente e il nostro cuore con le sue bugie, con le sue menzogne. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, quando Eva era lì davanti al serpente, ed Eva racconta al serpente quello che Dio gli aveva comandato, quello che Dio gli aveva detto. Il Signore ci ha detto di non prendere del frutto di questo albero, altrimenti moriremo. La risposta menzognera del serpente antico, del diavolo, e questa: non morirete affatto, non morirete affatto. Furono ingannati, furono
presi da questo spirito di menzogna e invece che fidarsi di Dio, si fidarono di quella voce di menzogna e subito scoprirono che erano nudi, si vergognarono della loro condizione, cercarono di coprirsi. E la parola di Dio dice che quando il Signore si presentò lì nel giardino davanti a loro, si nascosero. Egli continua a portare avanti lo stesso piano, con la menzogna, con l'astuzia, cerca di adescare gli uomini, cerca di farli cadere. E noi come Chiesa, come credenti, la parola di Dio ci chiama davvero a fare molta attenzione. Un nuovo ritmo viene imposto dall'oppressore. E consideravo come, lo diciamo spesso, in questi ultimi tempi, sembra che quello che ci viene a mancare è proprio il tempo, gli stress della vita, lo stress della vita. Sembra che il ritmo sia dettato dalle situazioni, dalle circostanze, e bisogna correre, bisogna lavorare, bisogna fare questo, quest'altro, abbiamo degli impegni. E questi ci portano in qualche modo, forse, a trascurare quello che non dovremmo trascurare, offrire al Signore quello che appartiene a Dio, consacrare al Signore il nostro cuore. E così quasi quasi per gli uomini e a volte anche per i credenti diventa inevitabile dire: non c'ho tempo. Non c'ho tempo, non c'ho tempo per leggere la Bibbia, non c'ho tempo per pregare e non c'ho tempo neanche per partecipare ai culti, alle riunioni, al culto di preghiera. E poi sai, fratello, gli impegni, le situazioni, la famiglia, sembra che ci viene a mancare proprio il necessario per poter dare al Signore quello che invece dovremmo dargli. L'avversario è astuto e sembra che lui gestisce il potere del tempo ed è lui che gestisce il ritmo dei nostri giorni, della nostra vita. Con prepotenza inizia a dire: questi uomini non devono avere neanche il tempo di fiatare, non devono avere neanche il tempo di pensare. Non devono avere neanche il tempo di dire: Dio aiutami, voglio servire il mio Dio. Non devono in minimo modo pensare di in qualche modo di ottenere qualche piccola libertà. E allora facciamogli raccogliere la paglia, facciamo in modo che siano ancora di più oppressi. Ma vi assicuro, fratelli e sorelle, che quando nel nostro cuore c'è il desiderio davvero di amare, di servire, di onorare il Signore e di consacrare la nostra vita a Lui, sì, arriveranno i combattimenti, arriveranno i momenti in cui ci chiederemo: ma perché adesso questa battaglia? Perché proprio in questo momento questa prova? Adesso che mi stavo avvicinando al Signore, adesso che mi stavo impegnando per il Signore, adesso che quasi quasi ero arrivato a decidere di fare il battesimo, ero arrivato a un punto di prendere una decisione davanti al Signore. E ripeto, questa mattina non voglio soffermarmi sul potere dell'avversario, perché lui non ha il potere di fare proprio nulla. Lui pensa di gestire la vita degli ebrei. Lui pensa di poter dire: chi è il Signore? Chi è il tuo Dio? Io non lo conosco. Lui pensa che ha il potere di gestire ogni cosa e di gestire la vita degli altri. Ma in realtà egli non ha nessun potere.
Dicevamo prima, piove sul bagnato, queste complicanze possono portarci ad essere così confusi, forse anche in qualche modo scoraggiato. E qualcuno sicuramente potrebbe considerare le situazioni, le vicende della propria vita e questa mattina specchiarsi alla luce della parola di Dio. E possa questa parola davvero essere di incoraggiamento. In Seconda Corinzi, capitolo 11, verso 3, ascoltate cosa diceva l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi: ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte, sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Non sta parlando a degli ascoltanti, sta parlando alla Chiesa di Corinto, l'apostolo Paolo. E ancora in Efesini, capitolo 4, verso 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. L'avversario agisce con astuzia, con la seduzione, vuole confondere la nostra mente e il nostro cuore. Egli mira a distruggere la nostra fede. Era per lui impensabile che questo popolo, questi ebrei, questi uomini avessero l'ardire di dire che noi dobbiamo offrire dei sacrifici al nostro Dio, dobbiamo adorarlo. Egli detesta tutto questo ancora oggi. Ma quando Mosè andrà a pregare il Signore, la sua visione non è chiara. Egli pensa che Dio sta quasi perdendo il controllo della situazione. Come mai, Signore, stai facendo del male a questo popolo? Quante volte noi forse ci siamo ritrovati a così pensare che dopo aver accettato Gesù nella nostra vita, dopo che stiamo consacrando il Signore, stiamo consacrando al Signore del tempo, ci stiamo adoperando così per impegnarci nel condurre la nostra vita cristiana conforme alle Sacre Scritture, e a volte pensiamo che tutto questo non stia portando nessun buon risultato, anzi le cose peggiorano, le cose si complicano. Ma il Signore dirà a Mosè, e la risposta di Dio arriva proprio al capitolo 6. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che farò al Faraone, perché ha forzato da una mano potente, li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente, li scaccerà dal suo paese. E Dio parlò a Mosè e gli disse, leggiamo al verso 2, io sono il Signore. Come per dire, Mosè, non dimenticarlo. Fratello, sorella, non lo dimentichiamo mai. Dio è il Signore. Egli ha il controllo di ogni situazione. Egli sa quello che sta facendo, egli sa quello che ci sta accadendo, egli sa quanto è dura la battaglia che stiamo sostenendo. Egli sa ogni cosa, è lui che ha il potere. È a lui che dobbiamo aver timore, ed è il Signore che dobbiamo avere il pieno timore. Non è il Faraone che ha il potere di gestire l'anima nostra, ha il potere di gestire la nostra vita. Il Signore ci ha resi liberi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ed è questo lo scopo per la quale Gesù è venuto.
lo scopo per la quale egli viene appellato, come abbiamo cantato, l'agnello di Dio, per liberarci dal potere del peccato, per liberarci dal dominio delle tenebre, per liberarci dall'avversario delle anime nostre. Ma è necessario il combattimento. E ricordiamoci che quando ci troveremo in questi disagi, in questi piccoli momenti di confusione, ricordiamoci che Lui è il nostro Signore. Temiamo il Signore, fratelli e sorelle, confidiamo solo in Lui. Dio non mancò di parlare a Mosè, non mancò di avvisarlo che tutto era sotto il suo controllo e che a breve avrebbe visto la gloria di Dio. In Isaia leggiamo tante volte di come Dio si presenta al popolo dicendo nuovamente: io sono il Signore, non temere, non c'è nessuno pari a me, non c'è nessuno che può competere con me. Io sono il tuo Dio, io mi prendo cura di te. Al capitolo 45, al verso 5, Dio dirà: io sono il Signore, di Isaia, e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi. Al verso 6, perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Gloria al nome del Signore. Egli è il nostro Dio. Egli è il nostro Signore. Egli è colui che combatte per noi, che ha in mano il potere di fermare l'avversario. Quando anche l'avversario venisse come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Non immaginiamo, non arriviamo mai a pensare, fratelli e sorelle, che non c'è nulla da fare contro le circostanze e le situazioni della vita, che non c'è nulla da fare contro le strategie e il potere di Satana, perché Dio è più grande. Colui che in noi è più grande di colui che è nel mondo. E vogliamo questa mattina, davvero, se stiamo attraversando forse un momento simile a quello del popolo di Israele, e questo messaggio è per tutti, se un po' come Mosè, in questo momento di sbandamento e di confusione, arriviamo persino a dire ciò che non è la realtà dei fatti. Signore, perché stai facendo del male a questo popolo? Perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Dio possa illuminare le nostre menti e il nostro cuore. Cristo Gesù è venuto per vincere, per spogliare le potestà, le potenze dell'aria. Cristo Gesù ha dato se stesso, è venuto a morire sulla croce affinché noi potessimo ricevere il vero perdono, potessimo essere riconciliati al Padre, potessimo avere questa vera libertà. E vogliamo gustarla questa libertà. Facciamo attenzione a non ricadere nei legami del peccato. Facciamo attenzione a non dire: beh, io non posso più liberarmi da questo peccato. Ci ho provato con tutte le mie forze. Oh, io non riesco ad allontanarmi da questa condizione di peccato. Credi nel Signore Gesù. Il problema non è un fatto di impossibilità. Non è un fatto che colui che gestisce il potere nella nostra vita è Satana. Il problema è la nostra fede. Crediamo che Dio ha davvero il controllo di ogni cosa nella nostra vita. Crediamo che Dio può ogni cosa. Crediamo che il potere di Dio non ha nulla a che vedere col potere di Satana. Egli è Dio. Io sono il Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? E questa mattina vogliamo credere con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze.
al di là delle situazioni che stiamo vivendo, al di là dei dolori, dei patimenti che stiamo affrontando, vogliamo dire: tu sei il mio Dio e io voglio confidare in te, tu sei il mio Salvatore, tu hai combattuto per me, tu hai vinto, voglio continuare a credere in te anche quando sembra che la battaglia stia volgendo a favore dell'avversario. Continua a confidare nel Signore. Il Signore non mancherà di manifestare tutta la sua potenza, la sua gloria, e piegherà il potere, piegherà il cuore del faraone. In ultimo, i figli di Israele, i primogeniti, saranno risparmiati da quel sangue che venne asperso, spruzzato sugli architravi delle porte. Ma ci fu morte, ci fu distruzione per il popolo d'Egitto, per il faraone. Questo è Dio, questo è il Signore, questo è il nostro Dio. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore.